l'attore delle intercettazioni, io non capisco tutto questo agitarsi dell'opposizione che vuole emendare la legge sulle intercettazioni per migliorarla. Cioè, se una porcheria è una porcheria, non si migliora, o non la fanno, oppure viene lasciata la più alta possibile, in modo che sia sicuro che viene bocciata. Invece voi vedete che ci sono questi traffichini che emendano, il capo dello Stato che insuffla dei suggerimenti per farla condivisa. La porcata, anche se è condivisa, sempre porcata è. Il problema è cosa c'è dentro, non quanti la voti. Con questa legge Berlusconi sta ottenendo dei risultati straordinari. Primo, c'ha contro tutti gli editori, noi abbiamo gli editori più paraculi del mondo, sono tutti contro di lui, tranne lui ovviamente. Vedo che c'è stupore perché la Mondadori non firma l'appello, ma ci mancherebbe altro. Ma io mi domando, ma in che paese viviamo? Cioè, ma la Mondadori che firma un appello contro Berlusconi, ma è roba sua. C'è incredibile, la Mondadori non firma, ma come incredibile? E Mediolanum non firma, e ti credo che non firma, firma nemmeno con l'Italia. C'ha contro gli editori. L'amministrazione americana ha fatto sapere di essere insoddisfatta ancora una volta di lui. Guardate qui, l'amministrazione americana non è che parla tutti i giorni, e rarissimamente in questi ultimi 70 anni ha fatto sapere di essere insoddisfatta di un governo italiano. Non mai che dovessero riportare la democrazia anche da noi. Ma Dio volesse, con metodi un po' meno traumatici, però. Se la fanno con qualche dichiarazione, io credo. E la prima volta Paolo sarebbe d'accordo. Esatto. Riguardo Woodstock, terzo, sta compattando la categoria dei magistrati, che è una categoria molto divisa. Quarto, aiuta finalmente a distinguere tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti e i giornalisti, che non sono tutti gli iscritti all'ordine dei giornalisti, nel senso che ci sono giornalisti che non sono iscritti, lo sono molto più di certi iscritti, mentre ci sono molti iscritti che non hanno mai fatto i giornalisti. In questi giorni ci sono molti iscritti all'ordine dei giornalisti, di solito anche col grado di direttore, che dicono a noi piace il bavaglio, e io li capisco. Fanno un altro mestiere. Chi non ha mai dato notizie non può lamentarsi del bavaglio, anzi, se glielo mette il governo sono più contenti, perché così non se lo devono mettere loro, perché se lo mettono loro la gente gli dice perché ti sei messo il bavaglio, se glielo mette il governo dicono me l'ha messo il governo. È un bell'alibi la legge bavaglio per chi non fa il giornalista. Infatti Polito, direttore del Riformatorio, organo clandestino che non ha lettori e quindi non deve dare notizie, è favorevole naturalmente all'abolizione delle intercettazioni. Quello con le mesh che scriveva sul giornale, adesso scrive su Libero, anche lui è d'accordo. Non lo posso nominare, è quello con le mesh. No, ho capito. È un nevrastenico che ogni tanto dà in escandescenza. Pensa come lessi. È la versione ispirata di Scrivi Tempo. A parte dalle indicazioni, Ben Pietro è favorevolissimo alla legge Bavaglio. Loro fanno un altro mestiere, un mestiere molto antico fra l'altro, uno dei più antichi per loro. Questa legge, nel momento in cui sarà legge, io spero che lo sia al più presto, perché prima la fanno, prima gliela facciamo bocciare, a costo di andare a referendum, ma forse non ce ne sarà bisogno. Immaginate che cosa succede in Italia nel momento in cui il magistrato non potrà più fare le intercettazioni per i tre quarti dei casi in cui le fanno oggi, e le rare volte in cui potranno farle dovranno staccare tutto dopo 60 giorni. Pensate a un sequestro di persona che dura 70 giorni. E trovano l'ostaggio morto al 70° giorno e si scopre che i magistrati al 60° avevano dovuto staccare gli apparati di intercettazione. Pensate che cosa viene fuori in questo paese. L'indulto, di cui ancora il centro-sinistra paga le conseguenze, no? Di cui ancora il centro-sinistra paga, è stata una catastrofe dal punto di vista mediatico per chi l'aveva approvato. Per una ragione molto semplice, che non c'era giorno in cui male padellato, ma vogliamo dire. Adesso lo interroghiamo su quello che abbiamo detto. È un campione di tennis, finge di farsi male, in realtà potrebbe anche saltare.
No, chiudo dicendo questo. Ai tempi dell'indulto, che poi sono 4 anni fa, ogni volta che, ogni giorno che passava, c'era una cronaca di un giornale che diceva: tizio ha scannato la moglie, era uscito con l'indulto, fosse stato senza l'indulto sarebbe dentro, tizio ha rapinato il tabaccaio, gli ha tagliato la gola, era uscito con l'indulto, eccetera eccetera. Allora pensate quando il magistrato col cadavere per terra, non sapendo chi è stato a uccidere la persona, dovrà dire: signori, io non posso farci niente perché non ho indizi di colpevolezza a carico di nessuno e quindi non posso fare intercettazioni a strascico, perché quelle che vi dicono le intercettazioni a strascico sono appunto le intercettazioni che fai quando non sai chi è stato, hai un delitto e un'indagine contro ignoti e cominci a ravanare tra gli amici, i parenti, le fidanzate, le sfidanzate, i colleghi di lavoro, eccetera, nella speranza che qualcuno caschi nella rete, visto che non sai chi è stato, ed è raro che accanto al cadavere crivellato di colpi si trovi un post-it con il nome e il cognome dell'assassino che lascia anche il numero di telefono. Capita a volte quando ti ammaccano la macchina, quando ti assassinano qualcuno, è difficilissimo che ti lasciano la foto all'autoscatto di lui che spara o il filmatino in VHS. Quindi è evidente che questa può essere veramente la tomba. Intorno alle intercettazioni e agli atti di indagine, perché non è solo vietato pubblicare le intercettazioni, è vietato pubblicare qualunque notizia di indagine, appena diventeranno proibiti, succederà quello che succede nei regimi proibizionisti, ci sarà un'attenzione morbosa per qualunque cosa, e quindi se veramente ci sarà questo surplus di fame e di informazione, a noi che facciamo questo lavoro non mancheranno i canali per fare la disobbedienza civile di cui parlava Padellaro prima, perché ci sono posti come questo dove si può venire a raccontare le cose senza che chi ci ospita ne paghi le conseguenze, perché le multe sono per gli editori. Quindi si può andare nelle piazze, nei teatri, che non sono mica degli editori. L'importante è non farlo sul tuo giornale, perché alla prima multa noi col capitale sociale che abbiamo non ce lo mangiamo. Quindi, ma noi come fatto andremo a raccontarle nei teatri, nelle piazze, faremo dei paradozza 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera, per raccontare le cose alla gente